Alessandro Passarenda Antrev, che era un grande, è stato un grande liberale del secolo scorso, amico di Luigi Einaudi e di Norberto Bobbio per intenderci, quindi una persona che le capiva le cose, quando parlava dei benefici di un ordinamento fondato sui diritti delle comunità, quindi un ordinamento federale, era solito citare il vecchio motto valdostano, lui era valdostano, e lì i suoi eh, amici dicevano la petit patrie faut plus amer la grande, la piccola patria fa amare di più la grande. D'altra parte, il ruolo fondamentale che le comunità territoriali e le corporazioni dovrebbero rivestire in un vero ordinamento federale, agendo come enti intermedi, era ben presente nel pensiero appunto del professor Miglio, il quale faceva osservare, cito testualmente: A me, dice Miglio, francamente preoccupa la posizione di debolezza che l'individuo ha nei confronti dello Stato moderno, senza comunità di appartenenza, ordini professionali, chiese che si ergano a difesa dei gruppi e degli individui, lo Stato ha avuto nella storia mano libera e ha rotto ogni argine. La tirannia fiscale, amministrativa, politica, che un gruppo di uomini esercita su di un altro, su di un altro in nome dello Stato, è ormai sotto gli occhi di tutti. Citato dal eh, libro Miglio eh, Barbera, Federalismo Secessione, Edizioni Mondadori, Milano 1997, pagina 22. Quindi noi abbiamo bisogno di comunità intermedie, al cui interno il cittadino possa vedere soddisfatti i suoi interessi e bisogni concreti. Le grandi comunità territoriali che compongono la federazione dovrebbero reggersi su un diritto autonomo che lo Stato, lungi dall'abolirlo o modificarlo a suo piacimento, dovrebbe riconoscere con leggi costituzionali. Non deve in alcun modo alterare i diritti delle comunità. In questo concordo perfettamente con il punto di vista di eh, chi come per esempio Gilberto Neto pensa appunto a queste comunità territoriali e che pensa che vi sia tutto da guadagnare nel costituire salde e coese eh, patrie locali, in dialogo, che siano in dialogo paritario con il potere federale. Ritengo giusto e sacrosanto difendere i diritti dei cittadini, per carità. Ma ritengo altresì giusto e sacrosanto difendere ancor più strenuamente i diritti delle comunità territoriali, perché sono l'unico mezzo per evitare il dispotismo di un potere troppo forte. Devono essere comunità che per dimensioni e popolamento possano esercitare le loro funzioni e resistere in modo efficace alle invasioni di campo del potere centrale. Ed è del tutto naturale che le comunità di cui si compone la federazione debbano appunto essere grandi e popolose da costituire un efficace contrappeso all'autorità federale. Come ho detto, per l'Italia, in questo caso parliamo dell'Italia, eh, eh, possono essere tre, comunità una comunità regionale del nord, una comunità regionale del centro, una comunità regionale del sud, possono anche essere quattro. Comunità regionale del nord-est, del nord-ovest, del centro-del-sud, o cinque, come dico io, la Ligure piemontese, la Lombardo-Veneta, Tosco-Emiliana, eh, quella del centro Italia, Marche Umbria e Lazio, e quella del sud Italia. Fatte salve le cinque regioni a statuto speciale. La storia è piena di, di stati federali in cui la forza centripeta del governo della capitale ha finito per abbattere ogni potere intermedio. Ecco allora perché affinché l'unità l'autorità federale, non prevalichi sulle comunità federate, occorre che queste ultime possano esercitare una parte dei poteri sovrani che il diritto moderno ha sempre riservato invece agli organi dello Stato centrale. Lei i, i, si scrive, generalmente, si scrive, non va bene la secessione, no? Eh, secessione non può esistere in una Costituzione. È, è sbagliato. Perché? Perché io non vedo come le comunità territoriali possano difendere la loro identità se vengono private del sacrosanto diritto di recidere un legame qualora lo Stato, violando i diritti riconosciuti nel patto federale, divenga oppressore e tirannico. Il diritto, il diritto di secessione è un diritto pre-politico che dovrebbe essere inserito in ogni Costituzione. Il diritto di secessione può ben essere considerato una sottospecie del diritto di resistenza. E la dottrina cattolica attenzione da santo maso ai gesuiti della seconda scolastica ha sempre difeso contro i soprusi e le ingiustizie dei poteri assoluti come i cittadini hanno il diritto di resistere al tiranno ricorrendo ca in casi estremi alla sua eliminazione si pensa alla teoria del tirannicidio di eh, mariana così una comunità di uomini liberi deve essere posta nelle condizioni di difendersi quando il potere centrale violando il contratto costituzionale va a dire il patto federale abbia infranto il diritto quindi deve esserci in una vera federazione il diritto di secessione sono pronto a riconoscere che il diritto di secessione è un rimedio difficile da applicare però come diceva Emilio deve sempre essere lasciata la porta aperta poi magari non la si varcherà mai però la porta deve sempre essere lasciata aperta e quindi il suo inserimento in Costituzione è indispensabile il vero liberale è colui che non solo difende quindi i diritti dei cittadini e degli individui sacrosanti, ma ritiene anche doveroso salvaguardare e tutelare i diritti dei popoli e delle comunità intermedie, le cui libertà possono essere modificate o al limite annientate solo e soltanto con il consenso della maggioranza ultraqualificata dei cittadini che per nascita o per scelta. Appartengono, decidono, appartengono a quella comunità. E queste sono le mie riflessioni intorno al federalismo.